Allora, siamo qui con Alessio che ci mostrerà la sua fantastica collezione di mulinelli. Fantastica, insomma. Ma insomma, questi sono mulinelli storici che hanno una storia dietro. Sì, diciamo così, ci sono, insomma, non è niente di particolarmente raro. Il discorso fondamentale è che io ho cominciato a metà degli anni 80 a pescare a Mosca, ero proprio bambino, anzi ero bambino proprio. E praticamente cosa è successo? È successo ovviamente, siccome ero un distruttore come tutti i bambini di 10 anni, mio padre mi comprò un'attrezzatura economica e io venivo praticamente qui in questo negozio. All'epoca c'era, diciamo, la gestione post Roberto Pagliola, e proprio in questa vetrina qui ero praticamente abbagliato dalla bellezza dei mulinelli dell'Ardi. Quindi cosa è successo? È successo che, mettiamola così, per usare una frase colorita, l'ho fatta con la voglia dei mulinelli Ardi. È nata quindi praticamente la passione per questi mulinelli e piano piano ho cominciato via via a collezionarli. Il primo, diciamo, della mia collezione, che poi è il regalo dell'esame di, mi sembra di ricordare, quinta elementare, fu il Marquis 5 Silent, che è un mulinello perfettamente, no, non è questo, eccolo qua, è un mulinello particolare perché è uno dei pochissimi mulinelli dell'Ardi che è silenzioso. Credo fosse fatto esclusivamente per il mercato italiano su richiesta appunto del Roberto Pragliola, però non ne sono sicuro. Diciamo così, da lì è cominciata la questo pesca. Chiaramente sono mulinelli per la pesca secca. Sì, ci sono, no, c'è un po' di tutto perché c'è. No, quello lì. Quello lì sì, no, è un mulinello per la pesca della trota, un mulinello leggero. Cosa succede? È successo che praticamente poi via via ho cominciato appunto a collezionarli. E questo è il motivo per cui, diciamo, qui, se vedete chi se ne intende, vede mulinelli che sono, diciamo, dagli anni 70 in poi, proprio perché la mia collezione sono alla ricerca di mulinelli di quell'epoca lì, da tutti i cataloghi. Diciamo così, delle serie c'è quasi completa la serie Marquis, me ne manca solo un paio, ma stiamo lavorando per questo. Allora, ci sono la serie praticamente da trota, il 2-3, il 4, il 5. Il 5, come vedete, ce ne sono due modelli, sono di due datazioni temporali diverse, lo si vede dalla bobina. Oltretutto, uno è il Silent che avete visto prima, e un altro invece è classico rumoroso. Tra l'altro, è uno dei mulinelli che io uso abitualmente. Come vedete, c'è la coda montata sopra. Il 6 che è mancante, siamo alla ricerca del Marquis 6. Poi si parte con i 7. Questo è l'8-9, e poi ci sono i Salmon. Questo è il Salmon 1. Anche questo è un Salmon 1, come precedentemente, sono di due datazioni temporali diverse. E poi c'è un Salmon 2, che praticamente è appartenuto a Franco Alinei, che è, diciamo, il mio mentore, quello che un po' mi ha attaccato la passione della pesca al salmone, perché io ho letto della pesca al salmone i suoi primi articoli che lui faceva, traducendo quelli più famosi di Arthur Robbins. Quindi quello è proprio suo? Quello è proprio suo, è appartenuto a lui, ho anche una canna sua, purtroppo è recentemente scomparso. Questi sono invece molto particolari perché... Ma questi li usi sempre per andare a pescare oppure... Non tutti, anche perché io ho le mie preferenze, ovviamente quelli più rari, più particolari, cerco di non usarli perché insomma si rischia di romperli ed avere poi problemi. Per dire, un mulinello particolare, ma non particolare per rarità, quanto per il funzionamento, era il Marquis Multiplier, dove praticamente c'era un apposito sistema che permetteva a ogni giro di recuperare più velocemente. Diciamo, altra parte. Questi sono sempre datati su anni 70. Questi, diciamo, la seconda, ce n'è qualcuno, ora poi bisognerebbe vedere, dagli anni, diciamo, fine 60 fino, non dico ai giorni nostri, ma diciamo fino a fine anni 90. Un'altra serie molto popolare a metà degli anni 70, forse anche qualcosa prima e quasi fino ai giorni d'oggi, tant'è vero che ora l'Ardi ne fa delle repliche, sono la serie Lightweight. La serie Lightweight comprende diversi mulinelli, anch'io purtroppo non ho la serie completa, e si parte dal Flyweight, che è il più piccolo di tutti per coda 2-3, molto semplice, indistruttibile, per poi passare al Featherweight, che a differenza del flyweight, oltre ad essere più grosso, comincia ad avere una frizione anche se con i cricchetti, cosa che invece il flyweight non ha.
il lightweight, che è forse il più classico, è quello che dà la nome a, il nome a, alla serie. E poi io ho praticamente uno Zenith e uno Zenith moltiplicato. Diciamo che così, differenza c'è, è che questi due sono uguali come, come tipo di mulinello. La differenza è che, come abbiamo visto del Marquis, cioè ha questo apposito sistema per moltiplicare e quindi velocizzare il recupero. Diciamo così, di questa serie mi manca praticamente due modelli. Uno è il Princess, che è quello per coda 6-7, e il St. Eden, che è per coda 8-9, che è relativamente raro. Purtroppo non si può avere tutto. Così come, per dire, questo è un featherweight nella serie Golden che la Hardy aveva prodotto per sposarsi con i colori della canna deluxe, che era lo stesso mulinello, semplicemente cambiava il colore. Quindi questi sono numerati? Sono... non tutti, ho qualcuno numerato. Quelli numerati, cioè, sono rari, insomma. No, diciamo che hanno un valore aggiunto, perché normalmente sono, e fanno un tot e poi zitto. Esatto. Diciamo sì, un valore particolare per me ci può avere questo qui, perché questo mulinello qui, che è un Golden Prince, viene direttamente dal negozio di Paul Mall Street, il negozio House of Hardy di Paul Mall Street, che oggi non esiste più, perché purtroppo è stato diciamo spezzato economicamente da Farlo, che è a poche centinaia di metri e che è un colosso della pesca a mosca. Ah. Però devo dire la verità, chiunque l'abbia visitato è rimasto innamorato di quel piccolo negozietto così, così caldo, diciamo. Poi, che dire, di altre cose, ora qui ci possiamo addentrare, ci sono, per dire, forse i pezzi che forse valgano un po' di più e a cui sono più affezionato, anche un po' più rari, che sono i Perfect e i St. George. Allora, dei Perfect, questi, eccetto questo che è una replica moderna dei tempi nostri, questa è la serie completa dei Perfect, c'è il 3 e un ottavo, il 3 e 3 ottavi, il 3 e 5 ottavi, rispettivamente il coda 3-4, il 5-6 e il 789, diciamo sono fra i primissimi mulinelli e l'Hardy ha prodotto, poi ovviamente sono stati aggiornati, questi sono, diciamo, dagli anni 70 agli anni 80, però è uno dei primissimi mulinelli che l'Hardy ha prodotto a fine 800, inizio 900. Poi altre cose abbastanza rare, questo è il più vecchio, diciamo, di tutti quelli che ho, sono i St. George, che anche questo è un mulinello classico con l'agata. Queste sono repliche, sono MK2, quindi sono anche queste roba dagli anni 60, 65-70 in poi. Poi, che dire, di cose particolari, questo è un molto particolare perché ne è stati fatti questi mulinelli ed è il Paul Mall Center, appunto è il mulinello che è commemorativo dei 100 anni del negozio di Londra di Hardy, purtroppo non c'è più. Ci sono un paio di Sovereign, non, questi sono numerati. Sono partiti, insomma, sono mulinelli che hanno fatto fino a fine anni 90, fino a fine anni 90, e secondo me sono molto belli. Poi, per dire, di altre cose particolari c'è il Silex, e questo non è un mulinello da mosca, ma è un mulinello da traina o da spinning. Infatti, cosa si può vedere? Che la bobina ha la frizione alla frizione e in avanti gira libera. Però pigiando questo si può sbloccare la bobina, perché probabilmente lo usavano per dar filo o addirittura non so se per lanciare, e in questa maniera si libera completamente la bobina come se fosse un racchetto. Quindi questo è da spinning. Questo lo usavano, io credo che il suo impiego maggiore fosse per fare hurling, che è praticamente una sorta di pesca a traina fatta con artificiali da spinning, quindi ondulanti, rotanti, Devon, i famosi Devon. Ma cioè, si potrebbe pescare a mosca con questo o no? Ma secondo me no, perché non ha, a parte che se guardate è veramente poco capiente rispetto alla sua dimensione, proprio perché doveva portare filo e non coda di topo. E poi, ripeto, non ha alcun senso avere per pescare a mosca un mulinello che gira libero così, oltretutto la frizione non è regolabile ma preimpostata. Comunque, insomma, un mulinello abbastanza particolare. Sì, un mulinello si trova ora a giro. No, non ne fanno più. Diciamo, l'Hardy fa delle sorte di repliche, ma non sono proprio uguali. Sono molto più leggeri e sono molto simili a dei grandissimi Large Arbor da mosca, solamente con la differenza che anche quelli hanno l'opzione per disinserire la frizione. Diciamo, un'altra cosa particolare, ma diciamo il valore relativo, perché questa è una replica, questo è un Perfect Taupo. La differenza è, rispetto al Perfect classico, si può vedere che non ha l'anello di agata guida filo.
Questo è, è una replica dei tempi moderni, è uscito ora nel 2011, però era un mulinello particolare perché il suo originale era stato progettato dall'Hardy per pescare le grosse iridee del lago Taupo, appunto in Nuova Zelanda. Quindi la particolarità era sempre un mulinello da trota, ma con una frizione rinforzata, ovviamente più capiente, e soprattutto quello che l'ha reso raro il fatto è che sono stati fatti pochissimi esemplari di questo mulinello, solo dal 1953 al 65. Questa è una replica, è identico, è comunque made in England rispetto insomma ai mulinelli più cheap dell'Hardy che ora vengono fatti in Corea, e quindi è comunque un mulinello prezioso, però diciamo dal punto di vista di collezione ha un valore minore essendo una replica. Certo. Diciamo poi tornando un po' ai mulinelli antichi, insomma se poi antichi si può parlare, perché comunque si parla di 30-40 anni di storia, non di più, questi sono i Sambin e sono praticamente i mulinelli che hanno preceduto l'Hardy, i Marquis, infatti si può vedere sono relativamente simili. E questi probabilmente sono anche questi fra i più vecchi che ho, perché dovrebbero essere di fine anni 60. Ovviamente dovrebbero, perché i mulinelli numerati uno può fare riferimento, certo, ai cataloghi, e quindi sappiamo che a fine anni 60, a metà anni 70 hanno smesso di farli, quindi ci sta anche il periodo è quello. Sì. Poi diciamo, andando poi, qui comincia a esserci un po' di mulinelli un po' più economici, questi per dire era un mulinello, il Viscount era il mulinello economico di Hardy all'epoca, infatti si può vedere che sono molto, cioè chi lo potesse tenere in mano lo sente che è di una lega molto leggera, però insomma sono carini. Altra cosa molto particolare, eccoci. Altro mulinello particolare è questo, che è il Vega, valore relativamente scarso, però qual è il problema? È che era un mulinello che l'Hardy faceva espressamente per Roberto Pragliola. Quindi insomma... Sì, è una cosa un po' particolare, solo diciamo... Originale. Tra l'altro questo qui, devo essere sincero, l'ho ritrovato qui in un cassetto pieno di polvere, residuo... della Roberto Pragliola. E Stefanone che ha fatto la posta, eh? Come? Stefanone. No, Stefanone non l'ha nemmeno visto, perché se non fa visto la posta non glielo può scandaglio. Poi che dire, vabbè, qui poi ci sono, si comincia con cose ancora più recenti, perché per esempio questo è l'Ultralight Disc, cioè il 2, 3, 4 e l'8, 9, che sono mulinelli classici, però fatti, diciamo, sono gli ultimi mulinelli classici di Hardy, sono usciti a fine anni 90, proprio addirittura credo la produzione abbia continuato intorno al 2000, non sono sicuro. E poi da lì si parte con delle repliche, per dire questo è un Buglem MK6 e poi i cascabelli MK2, che come chi mi conosce sa che sono quelli che preferisco per pescare i salmoni. Perché insomma sono che quelli usi sempre tuttora quando vai a fare i viaggi. Sì, ma ripeto, di questi mulinelli potete vedere ce ne sono diversi con le code, e quindi sono mulinelli che io abitualmente uso, non uso niente altro che gli Hardy, fatto eccezione per quando vado a pescare in mare, perché ovviamente chi come certo sa in mare corrode tutto, e quindi questi non li posso usare. Diciamo poi di vari mulinelli ho anche qualche doppione che ovviamente ho messo nell'esposizione, e soprattutto pochi, specialmente per alcuni mulinelli Marquis come questo che uso per pescare il salmone con le canne leggere a una mano, o diversi mulinelli di cambio con le varie forme. È piccola, però a me piace. Spero che piaccia a molto bene.